Un terremoto, dopo quello di marzo che aveva danneggiato Zagabria, ha nuovamente colpito la Croazia nella zona di Sisak e Petrinja, provocando morti e feriti. Il Kosovo, per l'incriminazione di Hasim Thaçi e una sentenza della Corte Costituzionale, in piena pandemia si è ritrovato senza presidente e senza governo. In Albania non si placano le tensioni per la morte di un giovane ucciso a Tirana da un poliziotto perché non rispettava il coprifuoco decretato per la pandemia da Covid. Un film racconta la tragedia del Collective, la discoteca improvvisata di Bucarest, dove nel 2015, durante un concerto, in un incendio morirono 27 giovani. Un distillato di grano e patate è la vodka, bevanda nazionale in Polonia, celebrata a Varsavia in una ex distilleria industriale trasformata nel museo di questo spirito. È la più grave disgrazia successa in Croazia dalla guerra degli anni 90. Un terremoto di magnitudo 6.4 della scala Richter martedì scorso ha devastato l'area delle città di Sisak e Petrinja, a circa 50 km a sud da Zagabria. Morti e feriti, alcuni anche gravi. Un terremoto successo praticamente in diretta TV e social. Nelle due città erano concentrate truppe televisive e giornalisti perché il giorno prima la zona era già stata colpita da due terremoti di minore intensità. Il sisma di martedì, a cui sono seguiti altri, aveva sorpreso i cittadini di Sisak e Petrinja, già impegnati a riparare i danni dei terremoti del giorno prima, come queste persone impegnate a risistemare il tetto di una casa. I primi soccorsi sono arrivati dalla gente che si era riversata sulle strade e ha trovato case crollate e auto travolte dalle macerie. Petrinja, città di circa 20.000 abitanti, è semidistrutta. Tra gli edifici crollati, un asilo, per fortuna chiuso per le festività, e l'ospedale, che ospitava anche un reparto per malati Covid. Pesantemente danneggiato anche l'ospedale di Sisak. Malati e decine di feriti sono stati trasportati negli ospedali rimasti in piedi nelle località vicine e nella capitale Zagabria. Anche con gli elicotteri dell'aeronautica croata. Petrinja, poche ore dopo il disastro, è stata visitata dal presidente croato Milanovic e dal premier Plenković. I due hanno subito anche contestazioni. Un giovane nel centro di Petrinja accusava i due politici di non aver fatto nulla per la ricostruzione. Li incolpava per il crollo di alcuni edifici abbandonati dal tempo della guerra da 30 anni. Colpiti dalle bombe, gli edifici erano pericolanti, ma non c'erano soldi per metterli in sicurezza. Il governo di Zagabria ha mobilitato l'esercito e ottenuto la solidarietà e la promessa di aiuti urgenti dalla Commissione europea. Alla corsa di solidarietà partecipa attivamente l'Italia con le strutture del Ministero dell'Interno, i Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e della Protezione Civile. Momenti drammatici a Zagabria, ad una cinquantina di chilometri a nord dell'area dell'epicentro. Nella capitale già colpita da un terremoto in marzo, per fortuna non ci sono state vittime, ma i danni anche qui sono importanti. In Slovenia l'attività della centrale nucleare di Krško, a 60 km da Zagabria e a 180 da Trieste, era stata già ridotta dopo le prime scosse e nei giorni dopo il sisma l'attività del reattore è stata progressivamente sospesa in via precauzionale. I terremoti che nel 2020 hanno colpito Zagabria, Petrinja e Sisak, vicinissimi alla centrale, hanno però indotto i governi di Slovenia e Croazia, proprietari della centrale, a ritirare, almeno per il momento, i progetti per il posizionamento di un secondo reattore a Krško. Progetti decisamente contestati dai geologi. Terremoto politico in Kosovo, repubblica che in questo momento non ha né il capo dello Stato né un governo. Una sentenza della Corte Costituzionale che ha invalidato l'elezione del governo Hoti e le dimissioni del presidente Thaçi e l'inizio del processo a suo carico al Tribunale dell'Aia per crimini di guerra, in meno di un mese hanno di fatto decapitato i vertici della Repubblica, aprendo in piena pandemia un pericoloso vuoto di potere.
Il Kosovo si avvia ora verso elezioni anticipate. Favorito il partito Vete Vendosje, autodeterminazione, guidato da Albin Kurti, il cui breve incarico di premier terminò la scorsa primavera per le pesanti pressioni dell'amministrazione Trump. La Corte Costituzionale ha invalidato il voto di fiducia sul governo Koti perché un deputato, il cui voto è stato determinante, era stato condannato in via definitiva per frode e quindi non poteva svolgere il mandato parlamentare. L'incarico di capo dello Stato è stato affidato provvisoriamente alla presidente del Parlamento, Vjosa Osmani. Kurti è un politico già visto. È un politico che si è dimostrato certamente essere poco incline ad obbedire a Washington e poco incline alle relazioni e al dialogo con la Serbia di Aleksandar Vučić, motivi che lo hanno portato a essere destituito come premier dopo pochi mesi. Dall'altra parte, Kurti rappresenta l'ultimo barlume di speranza per il popolo kosovaro per un cambio generazionale nella politica del paese e soprattutto per la lotta alla corruzione all'interno delle istituzioni. Il presidente Thaci è ora sotto processo all'AIA per i crimini commessi dai guerriglieri dell'UCK contro civili serbi ma anche albanesi durante la guerra del 1999. Thaci si è costituito volontariamente dopo aver rimesso il mandato di capo dello Stato. L'arresto di Thaci era una contropartita dovuta da Donald Trump nei confronti del presidente serbo Aleksandar Vučić per averlo costretto a muovere i primi passi nella normalizzazione e nella ristabilizzazione dei rapporti con il Kosovo nel 2020. In Kosovo in molti sperano che il neoeletto presidente degli Stati Uniti Biden rinnovi il rapporto preferenziale che le precedenti amministrazioni democratiche avevano con Pristina. Il presidente uscente Trump era un politico equidistante nelle faccende balcaniche, per mancanza di passato. Con un pizzico di arroganza e ovviamente colpendo un po' nell'orgoglio sia Belgrado che Pristina, è riuscito a far dialogare le due parti e far ripartire la stabilizzazione dei Balcani. Dopo l'accordo economico sperava con un secondo mandato di riuscire anche a far riconoscere reciprocamente i due stati. Biden è da sempre stato schierato dalla parte dei kosovari, dalla parte degli albanesi e quindi certamente Vučić sente qui una certa inamicizia e teme che il processo di stabilizzazione possa perdere per strada la Serbia. Ha suscitato commozione e commenti contrastanti la scoperta in Serbia, in una cava nei pressi della città di Raška, di una fossa comune con i resti di almeno 15 albanesi uccisi nel 1999 dalla polizia serba. Alle indagini coordinate dalla magistratura serba partecipano anche rappresentanti dell'ufficio kosovaro per le persone scomparse. Durante la guerra in Kosovo morirono più di 10.000 persone, i dispersi in maggioranza albanesi ma anche serbi sono circa 1.600. E l'8 dicembre sono passate le 22. A Tirana è scattato il coprifuoco anti-Covid. Un ragazzo non si ferma all'alto della polizia e un agente apre il fuoco. Non sopravvive Clodian Rasha, 25 anni, una morte che induce centinaia di albanesi a scendere in piazza. Il poliziotto dice di aver sparato perché credeva che Clodian fosse armato, ma la tensione non si placa e il ministro dell'interno, Sander Lesciai, rassegna le dimissioni. Una morte nelle ore del coprifuoco, l'unica misura varata dal governo albanese che ricalca i provvedimenti assunti ovunque in Europa per contenere la diffusione dei contagi. L'unica perché il paese non è in lockdown, bar, ristoranti e negozi sono aperti, ma fino al 5 gennaio dovranno chiudere le porte e abbassare le saracinesche alle 20:30. Obbligatorio restare in casa dalla prima serata alle 6 del mattino. Noi siamo ancora aperti, funzioniamo con l'orario normale, come tutti i ristoranti, però sentiamo anche noi questa ristrettezza che si sta facendo sì nei altri posti. Speriamo che qua non viene, andiamo avanti, ma si sente in aria che è un momento no.
Albania lontana dalle restrizioni adottate nel resto del continente dunque, ma sul paese, all'ultimo miglio, prima dell'ingresso in Europa con la Macedonia del Nord, pesa l'assenza degli italiani. Un calo c'è stato, noi come Durrazzo, come città di Durrazzo, come l'Albania, abbiamo una fetta grande delle persone che vengono dall'Italia. Questo ci manca. Ci manca sono i nostri clienti delle zone di Puglia che vengono, che passano delle giornate qua sia per turismo, sia per altri, per shopping, per cose, anche per mangiare. Innumerevoli le trasferte annullate o rinviate anche per l'Albania, uno stop che non si riverbera solo su hotel, ristoranti e altre attività commerciali. Nel mio studio, che è assai grosso, diciamo, siamo 4 medici, 95% sono italiani. La maggior parte proviene dal sud, ma ultimamente stiamo avendo dei problemi, perché anche loro hanno dei problemi. Per esempio, i lavori di implantologia si fanno in due fasi. Noi mettiamo un provvisorio, che è un lavoro che si esegue in tutto il mondo. Dopo aver fatto gli impianti si fa un provvisorio in plastica che non può rimanere più di un anno, diciamo. E la maggior parte di quei nostri pazienti hanno i ponti rotti. I pazienti che arrivano dall'estero non mancano, ma il numero è troppo esiguo. Ci sono quelli che vengono ancora, vabbè, prendono il coraggio, diciamo, perché senza denti non si può. Però diciamo sui percentuali 10-20%, non di più. Un PIL al galoppo, quello dell'Albania negli ultimi anni. Il rapporto della Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo, elaborato negli ultimi mesi, stima un tonfo del 9% causato dal coronavirus, previsioni ben più nere di quelle del Fondo Monetario Internazionale, che si attestavano a un meno 5%. Ma la verve dimostrata dal Paese delle Aquile potrebbe indurlo, nella fase post-Covid, a rimettersi velocemente in marcia. European Documentary 2020 goes to Collective by Alexander Nanau. C'è anche Collective tra i vincitori della 33esima edizione degli European Film Awards. Il lungometraggio del regista Alexander Nanau ripercorre lo scandalo che travolse la Romania dopo l'incendio nella discoteca Bucarest nel 2015. Durante l'esibizione di un gruppo hard rock furono accesi fuochi pirotecnici e in pochi attimi divampò il rogo. Nel locale furono stipate 400 persone, la capienza era poco meno di 100. Al Collective, seminterrato di una vecchia fabbrica, senza via di fuga né impianti di sicurezza, erano stati concessi però permessi ed autorizzazioni. Morirono in 27, oltre 150 i feriti, ma in tutto i decessi furono 64, anche tra gli ustionati lievi. Chi si salvò dalla trappola di fuoco morì per le infezioni contratte nei reparti d'ospedale di un sistema sanitario già allora inadeguato. Tentativi di insabbiamento, intrecci e corruzione furono svelati dall'inchiesta di 3 giornalisti romeni. L'onda di indignazione popolare costrinse il governo di Victor Ponta alle dimissioni. Katalin Tolontan è uno di loro. All'indomani della tragedia del Collective parlò ai microfoni di Est-Ovest della rete di illegalità e collusione che innestò la tragedia. Già 13 volte giornalista dell'anno, caporedattore della gazzetta Sporturi Lor, Tolontan e i suoi colleghi hanno collaborato alla realizzazione del film interpretando se stessi. When did we come to consider that doing our job, doing the job of a journalist. Siamo arrivati a pensare che fare il nostro lavoro, fare il lavoro di giornalista in una democrazia dell'Unione Europea è eroico. Non dovrebbe essere così, no? Qui dovrebbe essere normale essere liberi di controllare i fatti, per i fatti, per dire alla gente la verità, le informazioni. È eroico fare giornalismo, forse in Cina di sicuro, in Cina, in Russia, forse in Myanmar, non in Romania o nel Regno Unito o in Polonia. In China, yes, and in Russia, maybe in Myanmar, not in Romania or in UK or in Poland. La Romania non dimentica quel dramma, una memoria che si rafforza ogni anno da 5 anni la notte del 30 ottobre.
Una tragedia ripetutasi lo scorso 14 novembre. Il reparto di terapia intensiva dell'ospedale Covid di Pietranem prende fuoco a causa di un cortocircuito, una trappola atroce per 10 pazienti. Tragedie frequenti per il sindacato dei sanitari nella giornata di denuncia organizzata da medici ed infermieri. Un altro shock per la Romania che sembra riproporre i mutati antichi mali e negligenze, proprio nei giorni in cui il film di Nanau corre per gli IFA di Berlino e racconta al mondo la vicenda del Collective. You know, it's such a strange year. È un anno così strano. Per me, e voglio dire, è un onore ritrovare il mio tra i migliori film di quest'anno. In realtà sono più concentrato su come viene accolto. Sono curioso di vedere quante persone lo vedranno, come reagiranno e se provocherà una discussione. Questo è fondamentalmente, attraverso questa pandemia, abbiamo imparato tutti a concentrarci solo sul giorno dopo. Eccezionale, un capolavoro esplosivo straordinario, celebra la critica internazionale che lo paragona a Spotlight, A tutti gli uomini del presidente, calibri da Oscar. Un possibile pronostico, visto che Collective è stato candidato a rappresentare la Romania agli Academy Awards di Los Angeles il prossimo aprile. And the Oscar goes to... Ci troviamo nel ex complesso della fabbrica della vodka polacca Koneser, che operò qui proprio in questo posto dal 1898 fino all'anno 2007. È una storia di riqualificazione edilizia e di ripensamento dello spazio urbano, quella del complesso di Koneser a Varsavia. L'avvio della produzione di vodka era giustificato dalla presenza di funzionari e militari dell'impero russo che fino alla Prima Guerra Mondiale aveva sovranità sulla parte orientale dell'attuale Polonia. Una storia interessante risale all'anno 1915, quando i russi devono scappare da Varsavia, lo fanno in fretta, però non vogliono lasciare tutta quella vodka qui al popolo polacco, decidono di distruggere i magazzini e tutta quella vodka, più di 100.000 litri di vodka, viene versata sulle strade del quartiere di Praga in cui ci troviamo. Con la fine delle attività industriali, un importante produttore ha investito in un museo che intende avvicinare il visitatore a questa specialità tanto amata dai polacchi. Uno degli obiettivi del museo è far conoscere la differenza tra una qualsiasi vodka e la vodka polacca, un'indicazione geografica protetta. Tutte le materie prime, che anche sono ben specificate perché sono o diversi tipi di grano oppure le patate, devono provenire dal territorio polacco. E tutto il processo della produzione deve essere svolto proprio sul territorio polacco. Erano più di 1.000 le distillerie in Polonia tra le due guerre, ne sono ormai rimaste alcune decine. Molte hanno chiuso dopo le privatizzazioni seguite alla caduta del comunismo, erano troppe rispetto alle esigenze di mercato, ma c'è anche un'altra ragione. Molti produttori decidono di comprare l'alcol all'estero, dove magari manopera costa di meno, e poi in Polonia non esiste nessuna scuola di distillazione. Il luogo più suggestivo dell'esposizione è la Sala delle Bottiglie Storiche, un compendio a suo modo della storia contemporanea polacca. Spiccano le etichette scritte in caratteri ebraici. Le vodka kasher tra le due guerre rispondevano a una precisa domanda di mercato anche interno. Erano 3,5 milioni gli ebrei in Polonia alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. E a proposito di occupazione nazista, c'è un aneddoto che si ricorda in quel periodo e che vede protagonisti gli operai polacchi della fabbrica. Usano una scopa che, quando viene appoggiata con la testa in su fuori della fabbrica, vuol dire che i nazisti non ci sono, quindi entrate pure e potete rubare la vodka per usarla negli scambi commerciali soliti della Seconda Guerra Mondiale. Invece, quando viene appoggiata nel modo tradizionale, vuol dire: attenzione, ci sono i nazisti, non si può entrare.